sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Parola del Signore. C'è un meccanico qui? No, dobbiamo controllare le candele, no, ormai lasciamo. Allora, dunque, passiamo da Giovanni Battista a Maria e Giuseppe, e non è mica tanto più facile. Insomma, noi sappiamo che queste figure in fondo sono molto stilizzate, non c'è un grandissimo approfondimento psicologico. Quindi dobbiamo noi cercare di capire alcune cose. Per esempio, che cosa pensereste voi se all'improvviso vi trovaste la vostra fidanzata incinta senza sapere baby? Come reagiresti tu? Certo, non è una situazione facile, chissà che cosa avrà pensato Giuseppe di questa promessa sposa, di questa promossa sposa, di questa bocciata sposa, no? Perché una sorpresina del genere non è tanto bella, no? Ecco, certamente avrà avuto mille pensieri, si sarà fatto mille elucubrazioni mentali. Il bello è che di tutto questo a Matteo non importa nulla. Non importa nulla. Cioè, per Matteo conta un'altra cosa. Cioè, conta il ruolo di Giuseppe davanti a Dio. E questa è una cosa molto bella, secondo me. Perché? Perché anche noi siamo di quelli che si perdono nelle loro elucubrazioni. Sto usando un eufemismo, perché c'è baby. Anche noi ci perdiamo nelle nostre elucubrazioni mentali, no? Anche noi ci perdiamo nei nostri labirinti, nei nostri vicoli ciechi. Chissà da che pensieri siamo presi adesso. A che state pensando? Io penso al gol annullato a Napoli. Chissà quanti pensieri che ci abbiamo per la testa, pensieri che si intorcinano, si aggrovigliano, ma con tutti questi pensieri e tutte queste, noi ci dimentichiamo di una cosa, del progetto di Dio, del disegno di Dio. Dio su ognuno di noi ha un progetto, ha un disegno, e la nostra vita si apre solo quando si apre lo scenario di questo progetto. Capite che significa rimanere invece invischiati nei nostri pensieri dai quali non riusciamo mai a venire fuori? Io mi piace citare uno scrittore che non ho mai citato,
Vabbè, dai, concedetemelo. Vabbè, sì, Italo Calvino, insomma, no? Ah, lui ha scritto una trilogia molto interessante, molto bella, insomma, se non l'avete letta, leggetela, in cui parla di tutte queste forme di riduzioni dell'uomo, dell'umanità. Ecco, per esempio, il Visconte dimezzato. Quante volte noi siamo dimezzati? Viviamo a metà, viviamo parzialmente, non mettiamo a frutto tutti i nostri talenti. Il cavaliere inesistente, e tanti di noi non siamo soltanto un'armatura dietro la quale ci nascondiamo, ma mica soltanto con gli estranei, a volte, guardate, persino con le persone care, con gli amici, con i parenti, con la moglie, col marito, ma perché certe volte non c'è un'armatura, che impedisce di confidarsi, di dirsi delle cose, di aprirsi totalmente? Non capita mai una cosa del genere? Io penso di sì. Il barone rampante, lui si arrampicava sugli alberi. Noi ci arrampichiamo sugli specchi, non sappiamo più dove aggrapparci perché non abbiamo più punti di riferimento. Tutte forme di riduzione dell'uomo. E tutte queste forme di riduzione perché si verificano? Perché ci siamo dimenticati che c'è un progetto, che c'è un disegno. Vi è un disegno su di noi. E quanto si dà da fare perché riusciamo a scoprirlo? Lui ci attrae, vi ricordate Gesù che dice: quando sarò innalzato attirerò tutti a me. Dio è una calamita, ma se noi ci dimentichiamo di Lui, questa calamita diventa una, vediamo un po', facile, questa calamita diventa una calamità, mi piace questa battuta, una calamità, una sventura, perché ci dimentichiamo di quello che veramente conta, l'attrazione di Dio. Che cosa è che ci impedisce di sentire questa attrazione di Dio? Oggi mi sento in pena di fare giochi di parole. Cos'è che ci impedisce di sentire questa attrazione di Dio? La distrazione. La distrazione. Noi siamo distratti. Noi pensiamo a cose che non contano niente, che non hanno valore. E ci dimentichiamo della cosa più importante, del progetto con la lettera maiuscola. Il progetto di Dio. Giuseppe aveva capito. Come aveva capito? Ecco, qui si dice, Giuseppe era giusto. Secondo voi, se io vi chiedessi, che vuol dire che Giuseppe era giusto? Non è che ce l'ho la vetrata in testa. Ogni tanto sento un... Secondo voi che vuol dire Giuseppe giusto? Allora, molti pensano, Giuseppe è giusto perché non vuole far incorrere Maria in quelle punizioni che allora erano molto severe, insomma. Voi sapete che una donna adultera, che fine faceva una donna adultera? Veniva lapidata. Ricordate il famoso brano che viene inserito nel Vangelo di Giovanni, no? Chi è senza peccato scagli per primo la pietra. Lapidata. E quindi Giuseppe vuole risparmiare questo a Maria. E quindi la vuole rimandare in segreto. È per questo che Giuseppe è giusto? Secondo me no. Secondo me qui Giuseppe si ricollega alla figura di Giovanni Battista. Vi ricordate, Giovanni Battista dice: io non sono degno di sciogliere il legaccio dei sandali. Che vuol dire questa cosa? Questa è un'immagine molto importante per gli ebrei. Lo sapete che quando un uomo moriva e lasciava la moglie senza figli, il fratello doveva dare alla moglie un figlio, perché per loro la discendenza era la cosa più importante, no? Se però questo fratello si rifiutava, perché, sta non mi piace, no? Il fratello poteva pure rifiutarsi, no? Allora che succedeva? Che l'altro, il terzo della fila, no? Doveva sciogliere il legaccio a questo fratello, scalzarlo, per dire: lo sposo sono io. Lo sposo allora sono io che, no, darò un figlio a questa donna. Per cui quando Giovanni Battista dice: io non sono degno, che cosa vuol dire? Vuol dire che lo sposo è lui, non sono io. Vedete, Giuseppe fa in fondo una cosa di questo genere, no? Giuseppe fa una cosa di questo genere.
capisce che c'è qualcosa sotto, qualcuno di più grande di lui, il progetto, no? E allora lascia il posto al vero sposo. Guardate, come ci riguarda questa cosa? Perché uno direbbe, vabbè, a me sono tutto questo bello, però non mi riguarda. E non ci riguarda. Cosa fa Giuseppe? Mette al primo posto Dio. Vedete quale altro grande appello che viene fuori da questo Vangelo di oggi. Sarebbe interessante capire, no? Noi chi, cosa mettiamo al primo posto? Chi mettiamo al primo posto noi? Una bella domanda questa qui. No? Che cosa c'è in cima ai nostri pensieri? Dobbiamo porcere queste domande perché il Vangelo ci provoca, ci provoca. Giuseppe è giusto perché mette al primo posto Dio. Noi siamo giusti? Chi c'è in cima alla nostra scala di valori? Guardate, dobbiamo farcele queste domande, perché da queste domande dipende la qualità della nostra vita, della nostra vita. Giuseppe capisce che lui deve diminuire e Dio deve crescere. Dovrebbe essere nella vita di tutti. Terza cosa, e qui tocchiamo un punto, baby, non sentire solo la mia. Tocchiamo un punto un po' delicato, però state tranquilli perché rimaniamo assolutamente nel dogma cattolico, non dico nulla di strano. Augusto, senza barba mi fa impressione. Dunque, la verginità di Maria, la verginità di Maria. Allora, noi viviamo in una società che dà un'importanza esasperata al corpo, no? Voi sapete che una delle industrie più fiorenti di oggi, qual è? Qual è? La cosmesi. Ma come siete delicati? Una delle industrie più fiorenti oggi è la pornografia. È la pornografia. Non lo sapevate? Ve lo dico io. Miliardi, miliardi, no? La pornografia. Quindi noi pensiamo alla verginità, subito pensiamo a qualcosa, no? Di fisiologico, di fisico, di corpo, no? Io non credo che Matteo avesse in mente questa cosa qui, questa cosa qui. Badate, verginità di Maria, dogma, prima, dopo, durante il parto, per carità. Ma non credo che Matteo avesse come prima idea questa, come prima idea questa. Voi sapete che nella Bibbia c'è tutta una serie di donne sterili. Vi ricordate qualcuna? Che donna sterile? La moglie di Abramo, Sara, la madre di Samuele, una fila lunghissima, no? Che cosa succede a queste donne sterili? A un certo punto Dio interviene nella loro vita e le rende feconde, questo fino al Nuovo Testamento, no? Abbiamo letto di Elisabetta, no? La parente di Maria, una donna sterile. Dio interviene nella vita di queste donne e suscita, genera un figlio. Allora, secondo me, cosa hanno in mente prioritariamente, dico, capitemi bene, no? Non è che poi qualcuno va a dire al cardinale, ah, Don Fabrizio. Che cosa ha in mente prioritariamente Matteo, Luca? Ma è logico che cosa ha in mente, no? Io penso, si capisce molto bene. È Dio che prende l'iniziativa. È Dio che sta conoscendo questa storia. È Lui che sta creando questo progetto. È questo che c'ha in mente. E Maria è totalmente disponibile. Questo vuole dire Matteo. Che poi questo implica anche la verginità di Maria, ma certo. Ma non è il primo posto. Noi siamo troppo condizionati da questi aspetti fisiologici, biologici, no? Perché non è al primo posto? Ma perché Maria è un modello anche per noi. E allora, se noi non siamo vergini, io sono d'acquario, no? Voglio dire, se uno non è vergine, che fa? Maria non gli serve più, tanto è un altro mondo. Ma no, Maria è un esempio per te. Perché? Perché anche tu puoi far sì che Dio prenda l'iniziativa nella tua vita. Puoi lasciarti condurre da Lui. È questo che pensano, è questo che conta. Finalmente Dio prende le redini della storia. Non sei più tu, con i tuoi pensieri, con i tuoi programmi, che non ti portano da nessuna parte, che spesso fanno male.
Vedete che cosa vuol dire questo? La sterilità, no? Non a caso una delle immagini messianiche più belle qual è? Quella del tronco di Jesse, la conoscete questa? Bellissima questa immagine di Isaia. Il tronco di Jesse è un tronco arido, arido, non nasce più niente da lì. Non nasce. Avete mai visto uno di quei tronchi secchi, no? Che potete contare i cerchi, eh? Non nasce più niente da lì, e invece no, proprio da quel tronco arido di Jesse nasce il germoglio, il Netzer, il Nazareno. E questo può essere anche nella nostra vita. C'è un verbo che mi piace tantissimo, guardate, uno dei verbi più belli secondo me che esistono, e questo verbo è ricominciare, ricominciare. Anche se la nostra vita ha fallito fino ad oggi, fino a ieri, fino a stamattina, fino a 2 minuti fa, io posso sempre, sempre ricominciare. È un verbo straordinario questo. Terza cosa. Allora, questa quarta cosa, no, perché beh, tu come non mi hai detto quarta cosa? Quarta cosa, allora, e questa pagina ci dice anche un'altra cosa secondo me molto importante. Ed è questa. L'incarnazione non è mai indolore. Non è indolore. Vedete, Giuseppe c'ha un sacco di problemi, Maria c'ha un sacco di problemi. Sembra che tutti quelli che entrano in contatto col Vangelo c'hanno un sacco di problemi. Perché? Ma perché non è facile. Non è facile l'incarnazione. Sentite, pensateci un attimo. Dio infinito, infinito, che deve entrare in questo contenitore è piccolo. Noi siamo piccoli, noi siamo fragili, o no? Eh sì, siamo fragilissimi. Alto, fragile, non rovesciato, come quella cosa, non capovolgere, no? Noi siamo così, siamo molto delicati, eh? Ma come fa a entrare quell'infinito dentro di noi? Fa male, fa male. Ma da Dio dico sempre una cosa, il Vangelo non è vero, cioè non lo abbiamo capito bene, fino a che non fa male, male, perché quel Dio infinito deve entrare nella nostra realtà. Piccola, fragile, ero piccola, che aveva? No, non c'era una canzone che diceva ero piccola e fragile. Se il chicco di grano non muore, non si spacca, non si macera, non porta frutto, e quello fa male, capite? Fa molto male. E vedete, noi invece siamo degli specialisti di una fuga, la fuga dal dolore, eh? Poi oggi questa società veramente fa di tutto, non si deve soffrire, non si può soffrire, guai, guai. Tutto il New Age, sapete, il New Age si basa su questa cosa qui. Ti do una cosa soft, tranquillo, non ti preoccupare, no? Perché poi in questo mondo vendi milioni di copie, no? Sapete il famoso Paolo Coelho, eh? Di cui tanti, magari io non voglio offendere nessuno, no? Ma ci sono sicuramente tanti fans, c'ha un so quanti milioni di followers, no? Su Twitter, Paolo Coelho, l'alchimista, si è inventato una formula soft, soft, che non fa male. Attenti, attenti, perché Dio quando entra nella storia fa male in un modo. Non vi ricordate quando ho parlato del Dio violento? Ma perché Dio è violento? Perché deve strappare, no, quella radice di male, perché deve rompere quella scorza, perché deve spaccare quella pietra del nostro cuore. E il regno di Dio è dei violenti, dice Gesù, e i violenti se ne impadroniscono. Senza questa violenza Dio non entra nella storia. Diffidate delle imitazioni. Conclusione. Allora, Dio ha un bellissimo progetto che mette in atto. Noi questo progetto lo vediamo nella Bibbia, no? La creazione, eh? Bellissimo. Poi l'esodo. Dio interviene nella storia. Il popolo ebreo deve essere liberato dall'Egitto e Dio è lì con il popolo d'Egitto. Ho ascoltato il tuo grido. Dio interviene nella storia. Perché insisto tanto? Perché la teologia pseudomoderna, che ogni tanto cito, uno dei capisaldi di questa teologia è questo: Dio non interviene nella storia. Falso, falso. Non date ascolto a certe sirene,
Non è vero che Dio non interviene nella storia, Dio interviene, tutta la Bibbia ce lo dimostra. E questo disegno che va dalla creazione, passa per l'Esodo, passa per tutte le grandi opere del Signore, arriva finalmente a quest'uomo che si chiama Gesù, Gesù di Nazareth. E in Gesù di Nazareth tutta questa linea, tutto questo disegno, tutto questo viaggio raggiunge il suo compimento, la sua perfezione, in Gesù. Ricordate il battesimo, la voce, tu sei il mio figlio, amato, così lo voglio, così l'avevo pensato, non come facciamo noi, non come fa il popolo nel deserto, no? Era vicinissima la terra promessa, ci poteva mettere, quanto ci poteva mettere? 40 anni. Perché andiamo di qua? Perché andiamo di là? Perché siamo distratti da questo? Perché siamo distratti da quell'altro? Un popolo dalla dura cervice. Noi siamo decoccio, sapete Pietro? Kefa, la pietra, decoccio. No, noi siamo così, non capiamo. Finalmente Gesù di Nazareth, ecco il mio figlio, nel quale mi sono compiaciuto, la perfezione. E allora, concludo, con una citazione da uno scrittore. Indovinate chi? E vabbè dai, oggi concedetemi. Ma sì, dai, è sempre lui. Sentite, Calvino ha scritto un libro bellissimo che si intitola Le città invisibili. Le città invisibili erano la mia Bibbia da ragazzo. Se io me ne leggevo una pagina al giorno, la meditavo, quasi ci pregavo. È un libro bellissimo, veramente, vi consiglio di leggerlo, anche perché ho una percentuale del 20%. Questo libro parla appunto di alcune città invisibili, cioè città che non esistono, ma sono più vere ed reali, perché ognuna di queste città esprime l'anima di quel posto, di quel luogo. E una di queste città invisibili si chiama Eudossia. Eudossia, dice Calvino, è simile a un tappeto, no? Voi sapete che i tappeti, non c'è nessun tappeto per mazza che sfiga, manca un tappeto. Sapete che i tappeti hanno due facce, un dritto e un rovescio. Il rovescio, se lo vedi, è brutto, no? Tutti questi fili ingarbugliati, è un groviglio, una matassa complicata. Questa è la nostra vita, questa è la nostra vita, una matassa insolubile, ma voi riuscite a prendere il filo, il bandolo, ma è così facile, complicatissimo. Però a un certo punto, dopo tanti e tanti anni di storia, arriva finalmente un uomo, e questo uomo si chiama Gesù, Gesù di Nazareth, il compimento, la perfezione del progetto di Dio, ecco il mio figlio, nel quale mi sono compiaciuto, è lui. È lui, no? Vi ricordate tutte le scene del Vangelo alla pesca miracolosa, quando il discepolo che Gesù amava vede tutti quei pesci, no? È il Signore, è lui. Quando arriva Gesù finalmente noi possiamo vedere il tappeto non da questa parte tutta aggrovigliata, ma dall'altra parte. Finalmente vediamo il dritto del tappeto e scopriamo che è di un'armonia, di una fattura divina. Come sarebbe bello vedere insieme, in questo Natale, l'altra faccia del tappeto, Non essere più aggrovigliati nelle nostre elucubrazioni mentali, baby. Lo voglio dire in un altro modo, ma non ce la faccio perché stai lì davanti, no? Quanti pensieri inutili, quanti pensieri cattivi, quante cose che ce la rovinano questa vita, che invece basta vederla dall'altra parte, dalla parte di Gesù. In fondo il Vangelo che cosa ci dice? Noi dobbiamo imparare a guardare la vita con gli occhi di Dio. E allora cambia tutto. In fondo il Natale è questo. E solo così ci facciamo sinceramente i nostri auguri. Non oggi, martedì. La chiesa sarà aperta dalle ore 23, la celebrazione inizierà alle ore 24. Mercoledì 25 le celebrazioni eucaristiche seguiranno il normale orario festivo. Giovedì 26 non è festa di precetto, le celebrazioni eucaristiche seguiranno il normale orario feriale, cioè 8:30-19:00. Lunedì 30 dicembre ricorre il quinto anniversario del ritorno al padre di Don Mario,
celebrazione eucaristica presieduta da Don Fabrizio alle ore 19 e a seguire concerto. Vi ricordo che il bazar di beneficenza rimarrà aperto fino al 6 gennaio nel salone parrocchiale. Il ricavato sarà devoluto al Centro di Formazione Giovanile Madonna di Loreto. Troverete tutti gli avvisi esposti in bacheca e sul sito della parrocchia che vi invitiamo a visitare. Bene, l'ultima cosa è questa. Abbiamo detto di questa difficoltà dell'infinito a entrare nel finito, questa incarnazione in fondo a volte così dolorosa, così problematica. Io quando penso a Dio, vi confesso, con noi che siamo così piccoli, no? Piccolissimi, mi viene un po' in mente l'immagine del gigante e la bambina, no? Cioè questo Dio che si china. E in genere la tenerezza, diciamo, è tutta dalla parte della bambina, no? Che carino, no? Io provo però un'infinita tenerezza per quello che sta dall'altra parte, per questo gigante che cerca di non farci male, ma che a un certo punto deve anche farlo, perché dobbiamo crescere, perché dobbiamo vivere così come ci insegna lui, cioè con amore. Ecco, mi fa un'infinita tenerezza questo padre, questo gigante. Ecco, pensiamoci, ogni tanto. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Non temete di ricominciare a vivere il progetto che Dio ha per voi. Andate in pace. Andiamo a grazie. La persona più protetta è Emanuele.